i cairoli? Col bistrom? Si fa così. Fammi una sgasata! Video sorvegliata, non possiamo! Ma questi sono tipo cacciatori. Salto? Madò! Ragazzi, ancora qui a Pero. Siamo oggi con Robby e con il suo Osquarna 6.30 senza DB Killer, e infatti si sente come tuona. Adesso gli chiediamo di farci una tuonata. Robby, fammi una sgasata. Non ha il fascino del bistrom. C'è un bistrom giallo. Ma zio, cos'è che stai facendo? Com'è potente il bistrom. Allora, cosa facciamo oggi? Oggi prima facciamo un saltino nella City, facciamo praticamente un salto a McDonald's. Guarda che bel cielo! E dopo invece andiamo in mezzo ai boschi a vedere le doti di fuoristrada di questo bistrom. Qua c'è la benzina che un po' sale, un po' scende. Da lontano però è bello. Da lontano è bello. È molto molto lontano. Dobbiamo sistemarlo. Senti che bordello. Mi ricorda il mio vecchio 610. Sono sicuro che questa moto avrà delle doti da fuoristrada, fuori dal normale. Non abbiamo le gomme adatte, ma il V-Strom non lo sa e se ne fotte. Ho passato delle bellissime avventure con questa moto. Tornarci sopra adesso mi fa rivivere quei momenti. Mi sono affezionato a sto piccolo V-Strom. Troppo bello. Di tutto ha preso. Ha preso la pioggia, la neve, il ghiaccio sopra, la nebbia potentissima. È ancora sporco uguale, eh? Io lo riconsegno così perché gli facciamo vedere che la moto l'abbiamo vissuta. Eccolo Robby, apriamo anche noi a cannone. Il nostro bicilindrico da 250, cosa sta facendo questo? Qua ho preso la mia seconda multa per eccesso di velocità. Non stiamo parlando di 200 all'ora dove bisognava andare a 50, eh? Il punto sport della City col bistrom. Questo cosa sta facendo? Non si sa. Va bene, bene, siamo arrivati al McDonald's. Gli metto dentro il diesel, gli faccio solo 5 euro, tanto con questa 5 euro vai in Calabria. È pronta per affrontare i boschi con la V-Power. Questa qua si impenna in sesta. Sì, che bello, non vedo l'ora. Per festeggiare con questa moto si fa così. Oh yeah, oh yeah. Molto bene, stiamo per andare a intraprendere la strada off-road. Mamma danna. Oh 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 oh. Sì, oh madonna, oh madonna. Oh, no, non lo faremo più, non lo faremo più. Unicolò, che scemo sei. Sti capelli in mezzo ai colli, mi faccio pelato, mi faccio, ha rotto il ca... Con i cairoli? Col V-Strom? No, aspetta, 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 aspetta. Sì. Ah. Yeah. Ha fatto qualcosa? E facciamo la foto e poi continuiamo la nostra esplorazione nelle lande desolate. Allora vi dico che cosa succederà adesso. Prima di andare a fare un po' di ignoranza, Robby vuole farsi male. Vuole che gli faccia un video dove parte ignorantemente con la moto. Oh! L'ho visto malissimo. Ma proprio malissimo. Oh! Madonna. Funziona. Che bello, faccio burnout. Siamo pronti per fare questa grande cosa, Robby. Passione Matori fa il suo primo burnout. Bye. I need to pop pills. I need to sip lane. Still fumava. Cioè ragazzi, questa ve la devo dire. Avevo il telefono al 30% e si è spento. Ho detto, vuol dire che la batteria è andata a puttana. È successo identico a lui. Stesso telefono, 32%, si è spento. Quindi sicuro sono le interferenze elettriche di sta roba qua. Oh! Facciamo esplorazione qui. E ora andiamo al proprio all'interno di alcuni boschi. E qua, qua, qua. Oh no, la merda. Oh! Allora, per pulire la gomma. Esatto, esatto. Salto, il salto, il salto. Oh! Abbiamo ancora più o meno un'oretta di luce. ABS? Eccolo qui, grande zio.
Ok, siamo tornati su strada e adesso andiamo alla ricerca del prossimo bosco. C'è solo un piccolo problema, che io mi ricordavo che questa strada poi era chiusa. Ma cos'è, un campo rom? Oh madonna. Salto. Madonna! Oh madonna! Mi sono staccato dalla sella! Oh mio Dio! Aia! Strada privata. Oh oh. Dobbiamo fare il giro dall'altra parte. No! Video sorvegliata, non possiamo. Andiamo da cerchiate, dai. L'unica cosa che ci rimane da fare è accedere a questa sbarra, ma facendo il giro inverso, perché sappiamo che di là c'è il bosco, ma qua non si può passare. Quindi, fuck the system, aggiriamo la sbarra. Adesso andiamo a Vighignolo e entriamo nel bosco da Vighignolo. Eccoci a Vighignolo. Chi mi segue da tanto e magari mi segue anche su Instagram, mi raccomando fatelo, Passione Motori, si ricorderà che con il mio vecchio 610 avevo fatto una foto proprio qua, appoggiandolo a questo muro. Mmm, che buon profumo di campi. Oh yeah. Ma da quando c'è sta sbarra? Ma dai, basta sbarre. No, qua passiamo. Ma che cazzo. Vai, vai, vai. Olè. Passion Motor. Attenzione che stai andando di là. Porca tra... Bravo, con molta calma. Ok, ok. Ce l'abbiamo fatta. Qua si sgoma di brutto, guarda. Procedere lentamente non è che dice che non si può. C'è anche scritto che se vuoi puoi in seconda sfrizionare e fare le sgommate. C'era scritto così sul... Esatto, così. Ah, lì c'è una signora col cane. Più cani, oh madonna. Ma guarda quanti sono. Ma questi sono tipo cacciatori. Sono cacciatori? Che non sapevo che ci fosse la caccia adesso. Salve! Madonna, salve, tra un po' li tiro sotto il cane. Si è lanciato. Meno male che c'avevo l'ABS. Si è attivato l'ABS anteriore. Grande Suzuki! V-Strom! V-Strom, la moto che vuoi! Raccomandato da Passione Motori. Sì, ci addentriamo nel bosco. Il bosco! Sì! Sì! Esatto, Roby, dacci dentro anche tu. Facci sentire sto sbrap. Facci partire sti sassi in faccia. Oh, un drifting! Qua c'era un serpente pure. Ci eravamo passati in bicicletta, abbiamo pestato un serpente. Beh, ricordi. Il serpente era vivo, eh. Vai, partenza in seconda cattiva. No. Sì! Oh, che figata sentire oscillare il posteriore, bellissimo. Wow, che bel fiume pulito. Ok, stiamo tornando verso la civiltà. Ebbene sì. Cosa? Ma stavano suonando le cornamuse. Ma che... Perfetto, siamo passati. V-Strom, la moto che ha. Ma è un frigo quello. Marcio marcio proprio, grande. Faccelo sentire sto motore, gas. Stiamo per andare ad esplorare un altro bosco. A tra poco. Tra l'altro, per chi conosce queste strade, per arrivare tipo da un paesino all'altro si accorcia tantissimo. Sì, che bello il bosco. È bello che dai campi vedi San Siro, che è in città praticamente. La cascina satanica, no, l'hanno recintata. Questo qua ha perso il cane, gli è andato dietro proprio. Oh, ha preso un buco enorme, non sto per guardare il cane di quello. Questa è una cascina dove dentro c'erano un sacco di segni satanici, simboli, robe disegnate, scritte strane. Boh, adesso l'hanno recintata. Fabbricato pericolante. Ah, vabbè, fa piacere sapere che ci ho passato l'infanzia qua dentro. Vabbè, non è che ci ho passato l'infanzia, però ci venivamo spesso per tipo esplodere petardi. Ma quello è ghiaccio? Ma quello è veramente ghiaccio? Ciao cavallo! Andiamo a far merenda, va? E con le moto tutte belle impiastricciate di fango, andiamo a far merenda al portello. Che bello il V-Strom che ci accompagna in tutte le nostre avventure! Ebbene sì, fighe della City, il V-Strom giallo è arrivato. È arrivato, ragazzi. Che bello usare la VS. Ok, abbiamo cambiato idea, ci è venuta voglia di mangiare al McDonald's, quindi praticamente non abbiamo fatto niente. Abbiamo incontrato dei fan in piazza, Piazza Portello. Abbiamo fatto la foto insieme. Bene, c'è lì una R8, modello nuovo tra l'altro. Ho incontrato un altro ragazzo che mi ha chiesto la foto qui dentro il McDonald's. Accendiamo la bestia. Ci hanno riconosciuto grazie al V-Strom giallo, perché chi è che c'ha un V-Strom giallo? Passion Motor. Andiamo a vedere l'R8, vai. Eccola qua. Che bella, guarda che roba.
Bravo, complimenti, bella macchina. Certo, anche se non sarà mai come il bistrom giallo. Bene, si è fatto, beh, sera più o meno, diciamo sono le 5, però sta già iniziando a fare buio. Andiamo verso casa. Ragazzi, si era scaricata la GoPro. Comunque, grazie della visione e ci vediamo al prossimo video. Miami.